perché questo tuo amico fra mezz'ora lo vediamo, e non arriva mai qua. Dove cazzo sta? È possibile che tutte le volte ripeti le stesse cose? Il Brasile t'ha dato la testa. Guarda invece questa robina, non ti ispira una bella poesia? Guardala qua. Questi culi che parlano, che cantano, sì. Oh, ci vogliamo sbrigare, sì o no? Il nuovo Petrarca, sembra che ti parlino. Questi non parlano più, parlavano una volta. Guarda questa Leopardi, ascolta, senti che poesia. Silvia, rimembri bella culona. Oh, è Pirlo, ma come ti permetti? Hai visto? E ben ti sta, per forza una ne hai trovate, ed è pure milanese, la solita cosa. Scusa, è stato lui che... Guardali, guarda che cantico, Giacomo Leopardi, anche questa. Senti, Leopardi, Bergonzelli, Bergonzoni, togli una curiosità, ma tu sei veramente mediatore di calciatore o no? Non si vede, no, che sono. Come io ho conosciuto Cristoforo Colombo, l'avvocato di Falcao. Ah, e quello è leggermente diverso, è più credibile. Beh, lui veste più classico. E non è che tu invece di fare il commerciante di calciatori fai il commerciante di culi? No, per sapere così come no, ne vado. Non ti preoccupare, Cicigno, le mani in pasta dappertutto. Vamos. La donzelletta viene dalla campagna e la chiappa si bagna. Rima baceta. Canà, vamos. Stavo recitando il passero solitario. Azzo. Non ce la faccio più. Mi sento sconocchiare gli aluci dei piedi. Non c'ho mica più vent'anni. Mi hai fatto fare 18 km di spiaggia, ma guarda che raccolto di poesie. Ma che me ne frega me? Se te le fregasse invece non ti accorgeresti di camminare. La donna tiene a tenere in palla. Ti tiene in palla, eh? Dottò, mi manda Cicigno. Voi cercate a lui? Sì, ma parli bene l'italiano, insomma, si fa per dire, ecco. Sono mezzo figlio di emigranti. Papà è venuto a chi a fare fortuna. Proprio. Diciamo che sta girando intorno alla fortuna, ecco. E l'altro mese? L'altro mese mamma è brasiliera, preta pura. Allora, se volete trovare Cicigno, mi deve indarmi il cruzeiros. Ecco qua, ecco ci qua. Pensa mille cruzeiros. Avanti. A testa. A testa? A testa? Claro. Claro, no? Claro. Ma tu è sicuro che sei figlio di emigrante? Sicuro. Allora voi dovete andare al suo scrittore a Santa Teresa. Ma non è facile trovarlo. E allora come facciamo ad andarci, scusa? Se mi date 5.000 cruzeiros, vi si porto io. Un'altra volta. A testa? Sì, in claro. Claro. È claro. Mo. Io ho scoperto che tu non sei né figlio di emigrante, ecco, né figlio di preta pura. Tu sei proprio figlio di puttana. Nato. Claro. Andiamo, va. Mo. Uè, e non credere, claro? Ah. Oh. Certo che questo tuo amico ci avrà le mani in pasta dappertutto, ma puntualità zero, E questo è il suo scrittario? Il scrittario è tutto Rio. Un dia Praia, un dia Maracanà, un dia Coccovado. Senti, Coccovado, com'è che adesso improvvisamente parli brasiliano? Perché sono mezzo migrante e mezzo brasiliano. È mezzo e mezzo, Un servizio a me, non c'ho speech, come si fa? Brigate! Ho brigate ma fregate! Questo più che un tram è sempre un po' la discoteca, un po' somma! Ti presento le mie scarocinias! Che spalle! Mira, sono todos laureadas! Oh, questa è una bella università, Le prenderei in esame io! Ti presento il signor Canà! Molto presente! E adesso che si fa? Oh, vamos! Vamos, porra Canà! Si dice sempre vamos! Con te vamos! Vamos a travagliar! A traballar! E per traballar qua si traballa molto! Ma che dove è morto? Ma! Signor Canà, a chi è rappresentato il campionario di Brasile 82?
Todos que non sono venuti in Italia io posso contattare. Son todos meus amigos. Este Socrates, grande giocador, dottor. È mio fratello De Lecce. De Lecce? Lecce. De Lecce. Ma non è brasiliano Socrates. Lecce è Puglia, Puglia. Lecce, latte, Puglia, latte. Oh. Ah, là già hai fatto il Lecce e latte. Ho preso il latte dalla stessa paglia. Come si fa a ritracciare questo tuo fratello di Lecce? È molto occupato. Ma. Perché è dottore ospedale a San Paolo. Difficile che venga qui a Rio, Ah, sì. Beh, ma allora si può contattare il grande Seder. 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 Sedere, mio fratello De Lecce. Ah, De Lecce. Pure questo è di Lecce. Sì, ma è molto occupato, non disponibile, non sta in Rio. E tutti occupati stanno. Poi dice che c'è la disoccupazione. Era molto amico di sua prima. La prima. E chi è la prima? Sua cugina. Ah. Insomma, in poche parole non c'è niente da comprare. Momentigno. Momentigno. Posso contattare il maggior giocatore del mondo, il più grande giocatore del Brasile. Momentigno. Brasile. Il grande Junior si può comprare. Magari. Classe questo Junior, guarda che bicipiti, che coscia che c'è. Bellissime. Chissà quando costa, mettendo che è in vendita. Sì, è in vendita. Giginio lo potrebbe portare in Italia quando vuole. Sì. Perché lui è Junior, sono fratelli di Lecce. Ma quante mammelle c'aveva la mamma di questo Giginio? Tutti fratelli di Lecce erano. C'era la centrale del Lecce. Che fa di mestiere questo Giginio? Ma lui affari, mediazioni, è uno che ha le mani in pasta dappertutto. Sì. Adesso infatti non è venuto perché sta trattando una grossa vendita, capito? Guaranani, mo, suco de raza, Guaranani, mo! Pablo, disculpe, tengo mi moglie molto malata, devo ir subito. Ma si vuoi se non è casato? Mi sono casato ieri. Cerca se si potesse avere un'opzione di questo studio, magari. Disculpe, oggi tengo tutti grandi sete. Sete di nero, di affari. Sete se compra. A proposito di vendere e comprare, stavo pensando se si potesse avere un'opzione di questo giugno. Ma chi è Rio e Maracanã? Io tengo tutto in mano. Ma ribalta, tutto in mano. Io vorrei avere tutto in mano. Ma occorre placca, muy dinero, muy. Ma quando placca ci vuole? Quando è dinero? Dinero. 10 milioni. Oh, 10 milioni di un serio, si vado sul già telefonare, guarda. Lo dico a mia moglie che chiama Borlotti, presidente. Questo è l'affare del secolo. Borlotti, se glielo dice, si dà il cambio anche sua moglie. Che me ne frega della moglie, voglio Junior. Ma signora. Ora vado a vedere se vedo questa Junior. Se vedo buscare. Vengo anch'io così vedo se vedo buscare al telefono la mia moglie. Giocatori. Dove vai? Sono dois amigos italianos. Italianos, Zico, Cereso, Falcao, Bruzzo. Gostaria conoscere il giocatore del Flamengo. Poi c'entra. Junior. Va. Mom. Tengo dos amigos italianos. Ti gustaría avere tua firma sopra se vuoi. Claro, no mai ho. Ok. Mom. Orca madonna dell'inguronete. Va. Noci. Tutto bene. Io chiedo. Aspetta. Fa parlare. Falar. Giochiere di Falar, Italia. Ah, Italia. Con la Minucare, le Maracanã. Ma você está a Maracanã e quiere falar con Maracanã a Italia? Quando era signorita, si chiamava Mara la Grasta. Depois, sposato con Mick. Poi sposato, ha preso mio cognome. Me disculpo, ma non comprendo. E lo so, mi disculpo, io mezz'ora che mi disculpo, mica mi ha ammazzato qualcuno, signorita, perché mi devo sempre disculpare? La... Io... Ma... Carano, abbiamo pagato! Calma. Ha beccato il Lucio! La pochina, è un Lucio quello lì. Junior! Adesso qua ci mettiamo sopra macchina, opzione 48 ore, 10 milioni!
Ehi, voi metà per uno. Cinque a destra. Come ai vecchi tempi. Ale! Ale! Ah! Allora, a chi Rio de Janeiro? Italia? Mara, ah, finalmente. Sì, adesso ti devo dire una cosa importantissima, ascoltami bene, eh. E adesso vado depressa. È fatta? Madonna, bene! Adesso ti do la notizia. Abbiamo opzionato.